Salve a tutti e benvenuti nella terza parte del corso completo di Pinnacle Studio. In questa parte ci dedicheremo unicamente ai testi, che sono una grande fetta del video editing. Allora, per inserire un testo abbiamo due possibilità. Possiamo andare nella casella T del testo e scegliere uno dei titoli predefiniti. Quindi prendiamo non a caso, facciamo play e possiamo vedere il titolo in azione, con un effetto già preimpostato. Oppure possiamo cliccare due volte qua dentro. Allora, vediamo intanto un po' di testi preimpostati. Allora, ce ne sono tanti veramente belli, già pronti. Per esempio, questo qui molto particolare, vedete? Oppure questo. E ovviamente sono tutti modificabili, quindi anche se utilizzate uno di questi, potrete modificarlo in seguito. Prendiamo uno di questi, lo trasciniamo o qua sotto o qua. Infatti, se lo trasciniamo qua, avremo il testo tra un video e l'altro. Quindi spezziamo magari questo video in due e lo mettiamo qua. Quindi avremo prima un video, poi il testo, poi il video. Oppure lo trasciniamo sotto. In questo caso avremo il testo che andrà ad imprimersi sopra il video. Adesso clicchiamo due volte qua dentro per modificare. Ed ecco qua. Allora, possiamo fare play per visualizzare il testo in movimento e quindi vedere un po' come funziona. Possiamo modificare l'effetto che c'è sopra, ovvero della dissolvenza, diminuendo magari la dissolvenza iniziale, quella finale, o magari cliccare sulla X e quindi eliminare proprio l'effetto dissolvenza. Quindi vedete che rimane solamente l'effetto trailer filmato. Quindi è possibile anche togliere questo effetto e adesso avremo un testo fisso. Ovviamente questo testo predefinito si compone di un testo più un'immagine in movimento che sarebbe questa nuvoletta. Allora, cominciamo a farne uno nostro così che impariamo un po' il funzionamento. Quindi facciamo annulla. Togliamo questo. E clicchiamo due volte qua per creare un testo. Allora, come potete vedere, ci sono già diversi colori disponibili. Noi scegliamo un testo, facciamo testo, prova testo, lo selezioniamo tutto. Ecco, una cosa, per esempio, non tanto buona in Pinnacle Studio è che è difficile selezionare tutto, quindi io mi muovo con la freccia sinistra qua, tengo premuto lo Shift e poi io faccio freccia destra per selezionare tutto senza grossi problemi. Allora, come potete vedere, così possiamo spostare il testo. Quindi cliccando sugli estremi. Possiamo ridurlo, quindi in tutti i modi possibili. Possiamo ruotarlo se ci muoviamo qua dentro e clicchiamo col sinistro, vedete? E ovviamente possiamo cambiare il font, quindi un qualsiasi tipo di font, una qualsiasi tipo di dimensione e abbiamo diverse cose, per esempio il grassetto, il sottolineato, eccetera. Insomma, tutto quello che è possibile fare. Poi, allora, una cosa fondamentale, il sistema di testi di Pinnacle funziona un po' come i livelli di Photoshop, ovvero è possibile inserire più testi, ovvero facciamo un esempio. Trasciniamo adesso un altro testo qua sotto. Scusate, cliccate due volte qua sopra per far apparire un nuovo livello di testo. Adesso cancelliamo che lo rifacciamo. Allora, questo è un prova testo, adesso inseriamo un altro, quindi clicchiamo due volte qua sullo schermo e apparirà un altro testo. Questo che si gestisce indipendentemente da questo è un piano diverso. Quindi il prova testo è questo, mentre questa è un nuovo tipo di testo. Quindi facciamo prova 2. Quindi è possibile anche dire ridimensionare la partenza del testo e dire no, solamente dopo un secondo deve partire il secondo testo. Quindi andiamo qua, facciamo play e vediamo. Ecco che è partito. Quindi,
possiamo gestire autonomamente tutti i vari piani. E c'è una cosa molto molto essenziale, perché nella modifica testi è possibile inserire non solo i testi, ma anche video o immagini. Per cui, qua, invece dei testi, se andiamo qui nel simbolo della macchina fotografica, potremo inserire addirittura un'immagine. Quindi, se andiamo per esempio nella cartella dello sfoglia, allora è successo che mi è crashato Pinnacle Studio, quindi ne approfitto per spiegarvi questa bellissima funzione. Quando Pinnacle Studio crasha, anche se non avete salvato il progetto, poiché adesso per farvi vedere il tutorial non ho salvato niente, Pinnacle Studio capisce cosa è successo e vi chiede se volete continuare lo stesso progetto. Fate continua e guardate che Pinnacle Studio è riuscito a riprendere i due filmati che avevo messo. Non il testo purtroppo perché ci stavo lavorando, quindi lo rifacciamo, clicchiamo due volte qua. Facciamo giusto di nuovo testo di prova e continuiamo con il tutorial. Allora, abbiamo detto che possiamo creare più piani, quindi anche un'immagine. Quindi cliccando sulla casellina della fotografia e facendo sfoglia, è possibile andare a pescare un'immagine qualsiasi. Esempio questa, la trasciniamo qua. E possiamo gestirla come un testo, quindi ridurla, ruotarla, eccetera. Funziona molto bene con le GIF, infatti le GIF, quelle trasparenti, o anche le PNG trasparenti, possono essere messe sopra il vostro filmato sfruttando il trasparente, quindi molto molto bello, tipo un logo, per esempio. Quindi abbiamo detto immagini o addirittura video, perché se andiamo qua sulla casellina video, possiamo addirittura inserire un video nel video. Vedete? Lo mettiamo qua. Adesso, se facciamo play, l'anteprima del video non si vede qua perché è troppo, ci vorrebbe troppa RAM. Comunque, se noi facciamo adesso ok, quindi confermiamo tutto questo, lasciamo caricare appunto il preview perché abbiamo inserito anche un video in un video, quindi una cosa un po' pesante. Noteremo comunque l'immagine ferma, il testo fermo e il video in movimento. Tutto questo in una semplice caselletta di testo. Vedete? Ok, quindi adesso andiamo a vedere l'effetto movimento. L'effetto movimento, quello che avete visto nel testo di esempio iniziale, è applicabile a qualsiasi oggetto, quindi a immagini, filmati e testo. Noi lo applichiamo al testo, quindi andiamo nella caselletta del movimento. E qui ci sono gli esempi. Qua c'è scritto pagina da dietro, parole che vanno a scomparire. Trasciniamo l'effetto desiderato e lo portiamo sul livello di destinazione, quindi in questo caso il testo. Vedete? Ecco qua. Quindi è possibile fare play e vedere l'effetto. L'effetto che è visualizzabile grazie a questo, che c'è anche scritto dissolvenza parole. Quindi abbiamo detto che tutti questi effetti possiamo applicarli anche, per esempio, all'immagine, ed ecco cosa succede. Quindi dovete sperimentare gli effetti e ovviamente sono gestibili, quindi magari spostare la dissolvenza, quindi dire che vada a scomparire piano piano verso la fine. Ed ecco qua, avremo una dissolvenza più progressiva, diciamo. Quindi questo è quello che c'è da sapere per il video. Poi c'è questa caselletta degli oggetti in cui è possibile inserire degli oggetti animati, per esempio questo in un altro livello. Quindi vedete, si andrà a creare un altro livello. Ora non tutti sono animati, comunque. Per esempio, come nei livelli di Photoshop, c'è quello che viene prima, quello che è sopra e quello che è sotto. In questo caso, questo oggetto è stato messo per ultimo, viene sopra il testo. Noi allora in questo caso prendiamo il testo e lo spostiamo qua, in modo da dire il testo deve andare sopra. Ed ecco fatto. Quindi ecco creato un cartellone, diciamo. Ecco
Ecco qua, vedete, quindi questi qui non sono altro che fogli uno sopra l'altro. Questo è il foglio che sta nella parte dietro e questi vengono davanti. Quindi ovviamente se dovete sovrapporre una cosa all'altra dovete mettere quella sovrapposta sotto l'altra. E fin qua ci siamo. Poi, come abbiamo detto, possiamo influenzare i secondi, quindi la durata del nostro testo, trascinando questa parte o a sinistra o a destra. Quindi in questo caso avremo il testo che durerà quasi tutto il filmato. Adesso va a scatti perché vedete comunque il preview non è ancora stato caricato perfettamente, quindi ci vorrà del tempo. Allora, per i testi, oltre a dire che ci sono degli bellissimi esempi qua da poter scegliere, quindi guardate, tipo una scritta più a spia oppure più così, e perfettamente modificabili, quindi già bellissimi, che potete prendere e trascinare qua e poi cambiare. C'è un'altra funzione molto bella che si chiama temi di montaggio. I temi di montaggio sono più che altro delle anteprime o dei titoli di testa. Per esempio, io vado a sport, prendiamone uno a caso. Allora, mettiamo questo. Lo trasciniamo sulla timeline come se fosse un video ed ecco che qua possiamo scegliere i filmati da inserire. Ora mettiamo sempre questi qui a caso, tanto per farvi vedere. E quindi mettiamo un play così capirete cosa sono i temi di montaggio. Vedete, non è altro che una specie di introduzione composta anche da filmati che mettete voi stessi. Ce ne sono diverse, è possibile inserire sia filmati che foto, ovviamente. Quindi, in questo caso, se io metto la foto del paesaggio, il tema di montaggio sarà così. Ok, di temi di montaggio ce ne sono appunto tanti, ma dipende anche dai plugin che avete installato, ovviamente. Se avete comprato il pacchetto Creative Pack, per esempio, oppure i singoli temi di montaggio. Quindi abbiamo parlato di testi e visto che abbiamo fatto abbastanza in fretta, inseriamo anche l'argomento delle transizioni. Eccole qua, le transizioni hanno il simbolo del fulmine. Andiamo qua. Le transizioni non sono altro che uno stacco tra un filmato e un altro. È possibile cliccare sulla transizione desiderata e fare play per vedere quello che succede. Ovviamente A si riferisce al filmato che viene prima e B il filmato che viene dopo. Facciamo un esempio trascinandola tra questi due filmati. Infatti le transizioni vanno posizionate tra un filmato e un altro. Mettiamo play e vediamo cosa succede. Ed ecco, vedete? Da A a B. E di transizioni ce ne sono veramente tantissime. Vedete? E di tutti i tipi. L'importante è non abusarne. Meglio metterle in punti strategici, vedete. Ce ne sono tantissime di varie categorie, anche qua a seconda dei plugin e pacchetti che avete installato su Pinnacle Studio. E tutte quante si trascinano tra un filmato e un altro. Anche se dovete mettere il secondo filmato. Quindi delle transizioni, se clicchiamo due volte è possibile fare qualcosina tipo invertire e applicare degli effetti. Comunque le transizioni sono già pronte così. Quindi abbiamo visto le transizioni, i temi di montaggio, che non sono altro che temi iniziali. Anche qua 1 o 2 si riferisce ai filmati o alle immagini che inserirete nel tema di montaggio. Abbiamo visto i testi, quindi ricordatevi che i testi possono stare o sotto i video, quindi verranno sovrapposti, oppure possono stare tra un video e un altro, dopo, prima. Per esempio, cancelliamo questo. Una cosa molto frequente è quella di inserire un titolo alla composizione, prima di far vedere il nostro video, quindi andremo qua, cancelliamo questo adesso. Quindi inseriremo il vostro titolo iniziale, quindi il filmato avrà un'introduzione titolo e dopo tot secondi partirà il film. Quindi i testi sono molto personalizzabili. Di ogni testo, quindi attenzione, dal momento che
inseriamo oggetti video, quindi che abbiano un audio dentro, è possibile sempre regolare il volume con lo stesso sistema che abbiamo usato in precedenza, quindi lo sappiamo già usare. E niente, per questo tutorial finiamo qua. Se ci sono domande sui testi, fatemele e ci vediamo alla prossima, dove impareremo adesso gli effetti video.